Stefano. Si chiamava Cristina Longi, la donna che questa mattina a Napoli è morta schiacciata da un grosso pino abbattutosi in Vianello Falcone mentre la signora stava passando con la propria automobile. Aveva 44 anni e lascia il marito e una bambina di 9 anni. L'albero si è sradicato da un giardino intitolato a Nino Taranto che si trova ai bordi della strada. La donna è morta sul colpo. I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore prima di riuscire a estrarre il corpo dalle lamiere. La strada è stata chiusa al traffico. L'area del giardino da cui il grosso pino si è sradicato è stata posta sotto sequestro giudiziario. Per i residenti si è trattato di una morte annunciata, visto che era stata segnalata più volte l'instabilità di alcuni alberi. Sì, era evidente praticamente a tutti quelli del quartiere che l'albero e la situazione dei giardinetti in generale era terribile. Avevamo pulito ultimamente la zona e avevamo visto la zolla rialzata, quindi sì, fortuna che non è successo quando c'era il pullman, perché là è una fermata del pullman, oppure addirittura la sera che qua ci sono più di 200 persone. L'avete segnalato a qualcuno? Sì, al comune di Napoli e anche ai vigili del fuoco. Quanto tempo fa? Vigili del fuoco penso neanche 10 giorni fa e al comune io una ventina di giorni fa più o meno. E non è venuto nessuno, nessuno è intervenuto? A me hanno detto che avevano aperto una pratica a mio nome, al comune, per il dissesto dei giardinetti, però per il resto non ho saputo più niente. Tutti i giorni io abito qui, passo di là, perché c'è l'ombra. Si immagini un po', per poco non ci siamo rimasti stamattina. Qualcuno dice che... È incuria chiaramente, no? Non si tengono gli alberi così. Abbatteteli prima che cadano, perché la gente poi rischia la vita, non va bene. Quindi un po' più di attenzione sarebbe stato preferibile. Buongiorno. Donato da anni all'incuria, tra l'altro è frequentatissimo la sera da moltissimi ragazzi, poteva succedere veramente una cosa terribile, perché qui di notte ci sono tra le 200 e le 300 persone ogni notte, quindi forse è stato... Non voglio dire, ma insomma, meglio stamattina, poteva succedere una disgrazia. È un giardino abbandonato completamente alle erbacce, all'incuria, alla sporcizia. È una cosa terribile.